Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video ricetta slime degli iscritti e oggi ho scelto questa ricetta di Antonio, che ringrazio ovviamente per la ricetta. E quindi partiamo subito. Primo step è appunto la farina che io ho e appunto andiamo a mettere della farina qui dentro. Aiuto! Ogni volta faccio un po' di pasticci seri, direi. Poi il secondo ingrediente è un po' di borotalco e poi andiamo a metterci il dentifricio. Ok, borotalco. E poi dentifricio. Ok, ho aggiunto il dentifricio e ora andiamo a girare. Ho aspettato a farmi le unghie anche da questa mano, perché altrimenti vedete che no, due sere no, perché altrimenti tutta la farina mi va nelle unghie e non mi piace. Comunque questa ricetta è, a parte che è veloce e appunto si può fare in un giorno solo e non bisogna aspettare 2 o 3 giorni come con altre ricette che ovviamente impiegano più tempo. E in più sono proprio ingredienti la farina e il dentifricio, ma anche il borotalco, che abbiamo più o meno tutti in casa, quindi cioè la farina e il dentifricio spero di sì, il borotalco penso anche. Però allora, mi fanno ridere i commenti che criticano i miei pigiami, perché dovete sapere che io appunto i video li filmo la mattina molto presto, quindi alle 6, alle 7, e quindi non quando ovviamente vanno online. E le persone mi dicono: ma cosa ci fai allora del video che va online in pigiama tipo alle 4? In realtà alle 4 ovviamente io sono vestita. Ecco qui lo slime, è riuscito. Può essere più o meno cremoso, più o meno grande a seconda di quanto prodotto e quanto dentifricio e quanta farina aggiungete. È bellissimo, è facile e veloce. Potete anche mettere del colorante se lo volete colorato. Vi ricordo che anche se voi volete la vostra ricetta personalizzata dovete lasciare un bel like, iscrivervi al canale e mettere un commento qui sotto con la vostra ricetta. Io vi saluto, ringrazio Antonio, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, intanto gioco!